Benvenuti a tutti all'Anno dei Peligni, i residenti, soprattutto gli ospiti che vengono da fuori. Io sono il sindaco di Lama, sono particolarmente contento di essere qui con voi, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale, del comune di Lama di Peligno. Perché questa iniziativa del Maiella Sporting Team e dell'Ebrat Abruzzo è un'iniziativa particolare che non nasce in modo estemporaneo, come tutte le cose importanti, viene da lontano e soprattutto è un segno di presenza di cittadini, di persone del nostro comune, vicino al nostro comune, al nostro territorio, per valorizzare le risorse pubbliche. Cosa di cui oggi abbiamo molto bisogno, perché i fondi sono quello che sono, ma soprattutto perché è necessario riappropriarsi, prendere coscienza di quello che è pubblico, perché è di tutti e perché va valorizzato in questo senso. Il comune di Lama dei Peligni è un comune, uno dei comuni più importanti nel nostro comprensorio del Parco Nazionale della Maiella, non fosse altro perché ha partecipato attivamente da oltre 20 anni alla nascita e allo sviluppo di questo parco, e quindi abbiamo nei nostri cittadini e nel nostro territorio un'attenzione particolare ai valori ambientali. Questa associazione, Maiella Sporting Team, diciamo oggi ci consente di vedere realizzati due sogni. Uno è quello di aver nell'anno 2013 riattivato un pezzo di storia importante dal punto di vista ambientale di questo territorio, cioè uno dei rifugi montani più belli della Maiella, il rifugio di Fonte Tarì, sia per la sua posizione, per la sua struttura, per la fontana soprattutto, che anni fa è stata ristrutturata anche dalla comunità montana, uno di quegli enti che insieme alle province vengono chiusi e per cui è necessario appunto riappropriarsi della proprietà pubblica. E con questa iniziativa di oggi si coniuga la valorizzazione dell'ambiente con un altro tema importante per questa comunità, cioè quello della solidarietà. Il comune di Lama dei Peligni, non tanto come comune, ma come cittadinanza di Lama dei Peligni, è particolarmente conosciuta ed è, salutiamo il presidente della comunità montana, che è un ente che, dicevo, è stato chiuso di recente. Dicevo che la comunità di Lama è particolarmente attenta ai valori della solidarietà. Noi abbiamo una sezione dell'Avis che ha celebrato i 30 anni ininterrotti di attività. Abbiamo un comitato Teleton che da 11 anni è uno dei comitati che raccoglie più fondi in proporzione al numero di abitanti a livello nazionale. Siete tutti invitati alla prossima edizione del 28, vero Rodino? Del 28, in questa sala. Abbiamo tutte le associazioni che hanno un'attenzione particolare ai valori della solidarietà. In occasione del terremoto dell'Aquila, questo comune nell'arco di 15 giorni ha raccolto 10.000 euro che sono stati donati alla casa del fanciullo e della mamma in L'Aquila. Questa iniziativa del Maiella Sporting Team coniuga in modo incredibile i valori dell'ambiente e quelli della solidarietà, perché riuscire a far fruire questo nostro territorio da tutti, anche da chi ha qualche difficoltà in più, è un qualcosa di incredibile, soprattutto se pensiamo a quanto sia, diciamo, relativamente facile per tutti, ma invece è importante questo. Ma che cosa ha di particolare questa iniziativa rispetto a questa attenzione già di tutta la comunità ai temi ambientali? E c'è un aspetto particolare, perché c'è un'azione diretta, cioè un vivere direttamente la possibilità di aiutare qualcuno a vivere con noi questa esperienza. Noi quest'estate abbiamo già visto l'associazione all'opera con delle persone facendosi prestare in giro per l'Abruzzo questa
questo bellissimo strumento che oggi è incredibile, quest'estate ci sembrava incredibile poterlo avere a disposizione loro. Ringrazio Antonio Iovito e tutta la struttura dell'EBRAT per essere riuscito a concretizzare questo sogno, perché oggi i fondi pubblici e privati sono pochi e quindi è bene utilizzarli in questo modo. Quindi questa iniziativa riesce a, diciamo, dare un surplus a questa attenzione alla solidarietà da parte della collettività lamese, da parte del circondario, a coniugare questi valori ambientali e questi valori della solidarietà. E quindi per questo noi siamo particolarmente felici, per ricordare quello che diceva Nelson Mandela, cioè che la strada per la libertà è difficile e lunga. Io penso che con questa iniziativa del Maiella Sporting Team e dell'EBRAT oggi è meno difficile avere la libertà di visitare la nostra montagna e i nostri boschi. Grazie per quello che avete fatto. Siamo partiti direttamente con questo filmato perché a volte è bello partire sfogliando l'album dei ricordi. Io ringrazio Federica Pallone che veramente ha realizzato il video. Logicamente ringrazio il soggetto, quindi il protagonista del video, che è Domenico, qui seduto in prima fila. Per inciso, quella passeggiata è durata 9 km, quindi Domenico si è divertito tantissimo, me lo ricordo ancora dall'arrivo al villaggio neolitico che continuava a sorridere, anche se lui sorride sempre, però quel giorno sorrideva di più perché ecco, era circondato dalla natura, quindi è qualcosa di veramente bello che io conserverò a lungo nei miei ricordi. E in questi ultimi giorni ho pensato a lungo su come iniziare stasera, su quello che c'era da dire, insomma. Sinceramente poi non sono riuscito a trovare un attacco decente, nemmeno in questo momento è come vengono le parole, anche perché sempre scorrendo un po' l'album dei ricordi, mai e poi mai avrei pensato nel 2011, quando è nata questa associazione, che saremmo arrivati a questo punto, e soprattutto in così breve tempo. Va da sé che la riflessione che ho fatto, e quindi che sicuramente convalida poi la mia tesi, è che in questi due anni sono stato circondato da persone fantastiche. Io ho un gruppo veramente di giovani entusiasti, volenterosi, infaticabili. Noi ci siamo costituiti associazione nel 2011, fine agosto, eravamo un piccolo gruppo podistico di 5-6 persone inizialmente, ecco. Poi ci siamo subito trasformati in polisportiva e trasformandoci in polisportiva abbiamo assorbito la pallavolo in un primo tempo, poi il ciclismo e infine a fine 2012 è nato il trekking. Quindi abbiamo dovuto anche dare una struttura importante a questa associazione, con appunto il presidente coadiuvato da un direttivo, quattro settori con altrettanti responsabili, e il settore forse quello più numeroso appunto è quello della pallavolo, perché conta circa 60 iscritti soltanto lei, e peraltro poi i ragazzi dello staff della pallavolo organizzano anche dei corsi di mini volley, di under 12, fanno il calcio a 5 indoor. E questo praticamente porta la nostra associazione ad avere ad oggi 208 iscritti, e sono tantissimi, perché 208 iscritti in 4 settori più 2 strutture che noi gestiamo direttamente come associazione, ecco, immaginate un attimino quello che è l'amore di lavoro che appunto dobbiamo affrontare giorno dopo giorno. La nostra associazione da quest'anno è affiliata unicamente al comitato Bicchieri del CSI, quindi il Centro Sportivo Italiano. Ho visto poc'anzi entrare il presidente provinciale, il presidente vicario, ecco, di Pietro Don Andrea. Ciao Mimmo, grazie per essere intervenuto. Ha fatto una trasferta, diciamo, abbastanza impegnativa, perché Mimmo era ad Assisi fino a qualche ora fa e è rientrato apposta con qualche ora d'anticipo sull'AMA proprio per assistere a questo convegno. I compiti della nostra associazione, quindi GOL, che sono appunto la promozione dello sport per tutti, quando dico per tutti a tutti i livelli, quindi da 0 a 100 anni ed oltre, e tutti gli sport possibili noi ce li abbiamo, quindi avete visto, insomma, dal mini volley fino all'escursionismo in alta quota, noi facciamo un po' di tutto. E il punto fondamentale appunto su
cui mi piace insomma attirare di più l'attenzione è quella della promozione del territorio attraverso lo sport, perché è vero che fare sport fa bene, però magari se riusciamo a farlo anche valorizzando quello che abbiamo qui alla Male Birindi, e mi riferisco in particolare al territorio Pede Montano e quello montano, non me ne voglia Filippo per la vado a volo, però insomma sai benissimo che cerchiamo comunque di valorizzare insomma tutto quello che ci circonda, ma ha moltissimo da offrire. Quindi attraverso l'associazione noi stiamo cercando di portare avanti un discorso legato alla riscoperta dei vecchi sentieri, quelli che venivano utilizzati in passato dai nostri pastori, e negli ultimi tempi siamo dati molto da fare anche per riaprire alcuni passaggi che erano stati diciamo ripresi dalla vegetazione. Lo scorso mese ci siamo adoperati appunto per arrivare in gruppo fino alla grotta della Civetta, poi siamo andati oltre a fare delle pitture rupestri. Insomma, ci stiamo attivando moltissimo la nostra montagna e lo stiamo facendo anche molto bene, devo dirlo, perché comunque è un gruppo che lavora bene e merita tutto il mio rispetto. Io sento di poter dire di essere particolarmente orgoglioso di essere presidente di questa associazione sportiva. Ad oggi il settore trekking conta 30 soci ordinari e 108 tesserati, quindi insomma sono 138 persone e posso dirvi che tutte e 138 da prima all'ultimo fanno il loro dovere, insomma quando c'è da portare il materiale su in montagna non è facile tenere il rifugio aperto e soprattutto non è facile gestirlo perché compiti del settore, quindi promozione dell'attività escursionistica, promozione ambientale, attività sportive e ricreative in contesto montano e negli ultimi tempi abbiamo inserito appunto la Gioletta. Ho fatto tutti questi passaggi appunto per farvi capire come siamo arrivati alla Gioletta, perché sinceramente fino al 23 giugno noi non sapevamo nemmeno dell'esistenza di questo dispositivo, che poi è qualcosa di fantastico perché permette di accedere a quell'escursionismo condiviso e solidale, aggiungerei, che è molto importante perché noi abbiamo tutte queste bellezze, però noi ci siamo resi conto il giorno in cui abbiamo aperto il rifugio che non tutti potevano fruire appunto di queste bellezze. Ecco, io a questo punto passerei la parola a Peppe. Allora ringrazio Federica che mi ha messo il magone addosso e quindi adesso incaro la tosa. Allora, ho preso un po' di appunti perché per me non è molto facile parlare in pubblico, preferisco andare sui monti. Faccio una breve storia di come siamo arrivati ad avere una Gioletta stasera qui sopra. Anche perché questa Gioletta fino a qualche mese fa, nessuno di noi, me compreso, non avevamo neanche l'idea dell'esistenza, il suo utilizzo e cosa permette di fare per le persone che hanno una mobilità ridotta. Allora, la nostra associazione ha in gestione, come ha detto il Presidente, un rifugio montano di nome Fonte d'Arì che sta su a 1540. Ovviamente, avendolo in gestione, ci siamo adoperati per rimetterlo a posto. Allora, tra di noi c'è un socio che si chiama Scott, che ha una moglie con mobilità ridotte che si chiama Angela Masciarelli. E lei ogni volta che noi andavamo su, ovviamente diceva che gli piaceva molto venire. Venire su a rifugio. Ovviamente la sua impossibilità non gli permetteva questo. Proprio questa parola, l'impossibilità di venire, ci fa scattare una molla per come fare a superarla. Ovviamente in mezzo idoneo internet ci siamo, io ovviamente parlo a plurale perché siamo tutti colpevoli di questo, ci siamo messi alla ricerca nel modo di cui poter realizzare questo e ci imbattiamo in questa Gioletta, un nome strano. Poi leggendo la sua storia, come è venuta fuori da un alpinista francese che aveva un figlio disabile, quindi finché era piccolo lo portava tranquillamente dentro lo zaino. Poi, diventando grande, aveva la necessità di portarlo ancora su in montagna e gli è venuta fuori questa idea, una carrozza monoruota da portare il proprio figlio. Allora, da questo che dicevo prima, trovando questa Gioletta, la prima cosa che ho fatto è trovare un contatto che sapesse cos'era. E ho trovato un'associazione Il Cammino Possibile di Roma e non poteva essere miglior cosa trovare la persona detta a questa associazione
Leonardo Paleari, che il nostro è stato ed è il nostro tutor, ma adesso è anche il nostro amico, che è qui presente, poi dirà qualcosa anche lui. Abbiamo subito imbastito un corso pratico, perché la Jolette è molto semplice da portare, ma ci vogliono delle nozioni pratiche per poterla guidare, che è semplice una volta acquisite. Quindi in un giro di breve tempo lui non solo è venuto a farci il corso gratuito, ma ci ha anche trovato una Jolette che potevamo utilizzare a tempo determinato, cioè 15 giorni. Abbiamo fatto questo corso, eravamo in tanti a Lama. Subito dopo, ovviamente abbiamo dovuto fare pratica, eravamo noi stessi del gruppo a metterci sopra, perché ovviamente non sapendo neanche l'utilizzo, e abbiamo fatto pratica nei vari posti qua vicino a Lama. Ma la svolta vera è stata a Fara San Martino, portando un ragazzo di nome Giulio, disabile dalla nascita, e ci ha fatto capire che non stavamo facendo una cosa semplice, che sembrava semplice, ma stavamo facendo una cosa molto grande, che soltanto guardare negli occhi queste persone, che l'avevo fatto apposta per l'applauso. Quindi veramente ci ha dato molto, anche se non lo dicevamo, ma era palese per tutti i presenti. Ovviamente abbiamo organizzato poi altre passeggiate con altre persone. Poi ovviamente è arrivato il tempo di restituire questa Jolette. È come se ci avessero tolto un qualcosa di grande. Ovviamente ci siamo attivati per far sì che potessimo avere questa Jolette qui stasera. È il primo contatto che abbiamo avuto, abbiamo trovato la Jolette nella Ebrard, come è stato già detto. Vi ringrazio e scusate, vi passo. Non mi preoccupate, perché non voglio assolutamente spiegare dettagliatamente cos'è l'Ebrard, già utilizzando il sindacalese, ecco, mettiamola così. Però una cosa la devo dire, perché sennò altrimenti non si capirebbe. L'ente bilaterale è un'istituzione, un ente per l'appunto, che scaturisce da un accordo nazionale, quindi fa parte dei contratti di lavoro, e dove le associazioni degli artigiani e le associazioni dei lavoratori hanno stabilito che per poter far fronte nei momenti di difficoltà, sia per le imprese che per i lavoratori dipendenti nel settore dell'artigianato, si doveva versare in forma mutualistica un contributo, e questo contributo poi viene utilizzato nei momenti di bisogno. Quindi un sistema mutualistico, faccio un esempio: noi adesso abbiamo emesso, durante il periodo dopo il terremoto, noi abbiamo messo a disposizione delle imprese artigiane della zona del cratere e abbiamo erogato 150.000 euro per aiutare quelle imprese che si trovavano in difficoltà. In questo mese precedente, a novembre, è scaduto un bando che prevedeva la possibilità per i figli degli artigiani e i figli dei lavoratori dipendenti dell'artigianato di poter avere un contributo fino a 180 euro per il buono, per esempio come buono di spesa per i libri di testo che sono stati costretti ad acquistare. Approfitto non per fare propaganda, semplicemente per dare delle opportunità, perché sappiamo che non è molto conosciuto, per delle vicende storiche. Nel mese di gennaio partirà un altro bando che servirà a rimborsare le imprese artigiane che hanno consentito ai propri dipendenti di poter partecipare alle ore di formazione obbligatoria per la sicurezza. E noi daremo fino a 70 euro per ogni lavoratore che ha partecipato. Da dove vengono questi soldi? È un contributo che le imprese versano e noi li rimettiamo così nel circolo della mutualità, dove servono
si versa un po' ciascuno, poi dove serve vengono utilizzate. Voglio dire, la mia associazione, ma anche un po' tutta la FederTrek, che è la federazione alla quale noi siamo affiliati, intendiamo la montagna come un'esperienza da vivere, non un'impresa sportiva, so che qui è sporting, ma insomma, per la montagna non è un terreno per imprese sportive. La montagna è un'esperienza e quello che conta è il cammino, non raggiungere la vetta, sebbene se uno vuole può arrivare anche in vetta anche con la Joalette. Ecco, io oggi sono venuto perché quando mi ha detto abbiamo trovato uno sponsor che ci compra la Joalette, io veramente pensavo fosse qualche facoltoso commerciante di lama, no? È un ente, insomma, così va benissimo. E questo è l'ultimo modello della Joalette, naturalmente. Ha il cambio automatico. Ecco, come diceva lui, però il corso ci voleva perché è come andare in bicicletta, no? È facile, però devi imparare, no? E anche qui. Bisogna imparare soprattutto per garantire la sicurezza della persona che viene trasportata in tutte le situazioni, cioè finché si tratta di andare per sentierino facile bene, ma quando ci sta una cosa ripida, un ostacolo da superare, una discesa, quando ci sta magari diciamo un buroncino da una parte, bisogna operare in modo che sia garantita la sicurezza della persona. Ecco, per quanto poi la mia esperienza qui con Domenico, con la piccolina, come si chiamava? Miriam. Miriana, e con la signora Angela, no? È stata talmente bella, è stata forse la più bella escursione che abbia mai fatto in vita mia. E quindi io sono veramente grato alla comunità di Lama, a Maiella Sporting Team, al signor Everard, insomma, ci siamo capiti? Ecco, per quello che è stato fatto. Non vi prometto di venire tanto spesso, perché, vi ripeto, la strada è lunga e ci vuole 3 ore per venire qui da Roma. Però, diciamo, se mi organizzate qualche cosa un po' grandioso, vengo, va bene? Per dirvi in premessa, per dirvi che sono venuta qui perché Antonio, mio amico, mi aveva chiesto, dice guarda Nina, è un momento bellissimo, ti prego se puoi, perché venire da Roma, dico ma Antonio venire da Roma, Giove Immacolata, così eccetera, però siccome lui è un ragazzo bravissimo e si merita questo ed altro, e ho detto va bene, partiamo. E invece questa sera lo devo ringraziare, perché devo dire che è veramente un'esperienza magnifica stare qui con voi. E non lo dico così per dirlo, lo dico veramente dal profondo del cuore, perché vedendo questo video dove Domenico esprime una grande, grandissima felicità, dove le sue parole, veramente la montagna come la vita e di tutti per tutti, meravigliosa, quindi anche per le persone con disabilità. Io mi occupo di disabilità, non solo per le mie condizioni. Io sono una donna libera e felice, ma naturalmente con tutte le disgrazie della vita che tutti hanno, anche normodotati, ma insomma. Ma mi occupo soprattutto di bambini, bambine, giovani, adulti, adolescenti, disabili che sono discriminati nel quotidiano. E come sindacalista io me ne occupo soprattutto nella scuola e nel lavoro. Voi dovete sapere che veramente se esistono delle leggi speciali per le persone con disabilità, evidentemente esistono delle discriminazioni vere, non teoriche, verso le persone con disabilità. E quindi potrei raccontare tantissimi episodi in cui l'oppressione delle persone con disabilità in questo paese è un fatto reale e quotidiano. Allora io arrivo qui, in questa piccola ma grandiosa comunità che vorrei trasferire a Roma questa sera, dove il peggio degli italiani, purtroppo la classe politica in questo momento davvero sta offendendo i nostri sentimenti,
vorrei trasferirla lì e anche a Bruxelles, quando parlano male di noi e dell'inclusione lavorativa, dell'inclusione sociale delle persone disabili, e far vedere invece come una piccola comunità d'eccellenza invece ha coniugato questa sera dei termini che dovrebbero comportare il nostro agire quotidiano, e cioè solidarietà, eguaglianza, pari opportunità, ma rispetto e condivisione, condivisione. Io qui non ho sentito degli interventi lamentosi del tipo, no, lo sto tirando fuori io adesso, il tema della disabilità, per dire, ma guardate che delle persone cosiddette normodotate hanno preso a cuore la situazione di alcune persone con disabilità, dicendo bene, la montagna è meravigliosa. E io come la signora Angela ho provato, lo raccontavo ad Antonio la stessa cosa, io e mio marito quando eravamo molto giovani andavamo sulle Dolomiti, io naturalmente, lui mi accompagnava a rifugio lì con la fonivia e mi lasciava lì 4 ore, 5 ore, 6 ore a mangiare la lepre lì, e lui se ne andava a passeggiare sul... e io restavo lì sola, perché naturalmente una roba così a me non è mai capitata in 20 anni che ho frequentato la montagna, mai. Adesso naturalmente mi prenoto subito per questa passeggiata perché ci tengo moltissimo, sappiate che senz'altro se di nuovo, senz'altro quest'estate voglio venire e mi prenoto. Però questo per dire come in questa piccola comunità e anche la partecipazione di così tanta gente che non ha problemi con disabilità, mi pare, o comunque solo per solidarietà, e qui questa sera a presenziare un avvenimento così importante. Complimenti pure a questa associazione sportiva, fantastica, perché ce ne sono tante di associazioni sportive. Normalmente le associazioni sportive si occupano di disabilità, ma le associazioni dei disabili sportive, non le associazioni sportive di normodotati. Questo, anche questo fa di voi un evento speciale. Tant'è che io voglio chiedere ad Antonio, vorrei tutto il materiale, tutte le slide, insomma tutto quello che avete preparato, perché vorrei un po' pubblicizzarlo a livello nazionale. E dico che mi rendo... E anche... Io frequento molto Bruxelles perché seguo per la Confederazione Europea dei Sindacati la Disabilità. Allora, quando nei tavoli conviviali, no, la sera, cena, si parla di cosa si fa in Italia, cosa si fa in Francia, cosa si fa in Spagna, cosa si fa in Germania, i tedeschi, per la verità, amano molto la montagna. Quindi mi piacerebbe far vedere anche questo una sera in uno di queste cene conviviali, dicendo guardate che se volete portare le persone con disabilità o voi stessi, persone disabili, volete andare in Italia e godervi una passeggiata in montagna, andate a Lama dei Pelini. Questo senz'altro prometto che lo farò. Dove troverete questa comunità di eccellenza? Per me questa sera, Antonio, io ti ringrazio, è stato un momento non, come dire, faticoso, ma dal profondo del mio cuore nasce una simpatia verso questa comunità. Un grazie per quello che avete fatto, perché io so cosa vuol dire essere discriminato, oppresso, emarginato e ghettizzato. E quindi questa solidarietà vera, questa condivisione, non solo ha reso Domenico felice, ha reso anche me e tutte le persone consapevoli di questa comunità, ma vi dico grazie dal profondo del cuore, perché veramente questa è la società che si vorrebbe costruire. Noi come sindacato siamo impegnati su questi termini assoluti che fanno del nostro vivere quotidiano il nostro lavoro. Come può essere la società del domani rispetto a una società egoista che abbiamo oggi, individualista che abbiamo oggi? Noi dobbiamo costruire sì la società della convivenza pacifica, ma i termini, vero Domenico, che devono penetrare nella nostra mente, nella nostra testa e nel nostro cuore è l'amore e la cura verso gli altri, soprattutto verso le categorie fragili. Io vi auguro ogni bene e grazie davvero per questa serata. Diciamo che anch'io sono stata colta di sorpresa da questo invito e mi sono anche spaventata, ve lo dico sinceramente, perché? Perché questo è veramente uno strumento nuovo, no? Quando Angelo mi ha invitato e mi ha detto se mi facesse piacere intervenire a questo convegno, ho detto guarda, io non ho la minima idea di quello che tu mi stai chiedendo, io non conosco la Gioletta. E chiaramente non conoscere significa chiaramente riconoscersi la difficoltà e anche come dire, uno stimolo per approfondire.
nuove barriere, ma anche nuovi stimoli per superarle. Il mio intervento si inserisce questa sera nell'attività che svolgo a Fara San Martino presso il centro Arca Onlus. Il centro Arca Onlus è un centro per disabili non più scolarizzati, quindi persone che vanno dai 19, 20 anni fino ai 65 anni. È un centro che chiaramente si occupa della persona dal punto di vista olistico, cioè generale, dove la disabilità non solo viene vissuta, ma viene come dire, accettata e soprattutto non mette spavento. Questo lo dico perché vorrei sottolinearlo questo concetto. Che cos'è la disabilità? La disabilità è un handicap, è una ridotta capacità di vivere in autonomia la propria esistenza. Ci si può nascere, ma molte volte questa disabilità viene acquisita nel corso degli anni. Quindi è importante accettarlo questo termine, o perlomeno è importante che noi cosiddetti normali, che non abbiamo queste difficoltà, non lo mettiamo in una parte della nostra mente nascondendolo perché ci spaventa. Cioè, che cos'è la prima cosa che noi dobbiamo evitare? Di nascondere la nostra paura relegando questo tipo di difficoltà in un angolo, perché magari non ci tocca da vicino, o perché non l'abbiamo in casa, o perché noi non l'abbiamo mai visto. Questa sera, mentre Peppe parlava di Giulio portato per la valle con la Giolette, ecco, mi sono emozionata anch'io. Vi assicuro che mi succede raramente, perché sono a contatto tutti i giorni con questo tipo di difficoltà. Ebbene, io lo so che cosa ha provato Peppe quando ha portato Giulio, lo so molto bene, come so molto bene che cosa esprime Domenico quando sorride. Perché? Perché si vede tutti i giorni. Allora, che cos'è che noi dobbiamo andare a cambiare soprattutto in noi stessi? La prospettiva. Cioè, la disabilità e il disabile va considerato nella sua unicità. Cioè, noi non dobbiamo essere più persone normali che con disattenzione oppure con compassione guardano chi ha veramente bisogno. Cioè, la dobbiamo smettere, perché questi sono stereotipi e pregiudizi veramente, no, talmente brutti che danno frustrazione ancora di più non solo alla persona che vive la difficoltà, ma anche alle famiglie. Cioè, io non, la dottoressa lo sottolineava 5 minuti fa. Guardate che la difficoltà non è soltanto per la persona che ha la disabilità, la difficoltà è soprattutto e anche nella solitudine delle famiglie che si trovano ad affrontare problemi sociali, problemi economici, accettazione da parte dell'altro. Quindi il lavoro fondamentale, ed è strano dirlo, non va fatto sulla persona disabile, perché la persona disabile accetta, cioè vive il lutto della mancanza, perché è una mancanza, non è vero che non c'è. Il lavoro fondamentale, veramente dal punto di vista psicologico, va fatto sui cosiddetti normali, cioè va fatto su noi stessi. Perché? Che cosa accade? Che cosa facciamo nei cosiddetti normali? Ci riempiamo la bocca con delle parole bellissime. La disabilità è una risorsa. La disabilità, signori, è una risorsa quando noi riusciamo a vedere la persona in difficoltà sotto diverse angolature. La difficoltà non è una risorsa, è una fatica enorme, è dolore grave, pesante. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo, perché dire che è una risorsa non significa nulla. Poi bisogna fare come ha fatto il Maiella Team, no? Cioè mettersi lì alla ricerca, perché Angela voleva andare in montagna. Cioè, Angela è una persona che vive sulla sua pelle quella che è la difficoltà e l'ha dovuta accettare, mica è contenta, non è stata, lo è adesso. Però, diciamolo, cioè, è veramente duro accettarlo, va bene? Quindi dobbiamo fare proprio questo. Salve, buonasera, io sono molto emozionata, quindi cerco di non guardare di fronte perché poi faccio come Peppe, quindi meglio di no.
Per circa una settimana ho cercato di preparare qualcosa da dire, però non ci sono riuscita. Naturalmente l'esperienza sulla Giolette è stata meravigliosa, è nato tutto un po' per gioco e io pensavo che Peppe stesse scherzando, perché lui è un gran giocherellone e quindi pensavo che stesse scherzando quando diceva che mi portava a Fontetari con l'asino o con la carriola. Poi dopo ha trovato la Giolette e mi ha detto vabbè, adesso a Fontetari non ci possiamo andare, però vieni a farti questo giro. Naturalmente con tutte le emozioni e anche un po' di reticenza, perché non è semplice innanzitutto ammettere di avere una disabilità, che poi disabilità parte da zero, può arrivare a 100, però il 100 può essere molto più istruttivo per l'abile che lo zero. Comunque lascia sempre il tempo che trova questa parola, però metterlo in pubblico è, comincia a diventare un pochino difficile. Quindi stasera sono veramente molto molto emozionata, come lo ero in quel giorno lì. Mi sono sentita però, ecco, lasciatemelo, giusto un pezzettino, orgogliosa, perché potevo anche rinunciare, perché giustamente io mi muovo sulle mie gambe. Quindi io il mio paio di chilometri li faccio, certi giorni non ce la faccio a fare 300 metri, certi giorni ne faccio 3 chilometri. Però, quindi potevo rinunciare, perché sempre per il discorso che faceva Chiara, la gente mi guarda e dice vabbè, lei sta bene, perché gli serve la Giolette. Quindi, però l'ho voluto fare perché ci nascondiamo troppo. Cioè, nel senso, quando si ha un problema, che sia piccolo o grande, si tende sempre a dire vabbè, ma adesso non lo diciamo, ma adesso non, meglio che ne le dici sta cosa, perché sennò poi dopo, capito? È quasi come se fosse una sorta di qualcosa di cui vergognarsi. Io sono passata dall'abilità alla disabilità parziale, cioè io comunque mi considero fortunata, perché mi poteva andare molto peggio, mi potrebbe andare peggio ancora in futuro, però quindi ho visto entrambe le cose. Ora vabbè, io vi dovrei parlare della mia esperienza quella giornata. Sicuramente è stata un'esperienza meravigliosa e ringrazio tutti quanti, innanzitutto Peppe, l'associazione, però sti ragazzi che mi si sono portati sulle spalle, che io li sentivo sudare, cioè proprio cioè io peso quasi 60 kg, fatemi scendere, due passi li faccio, no? E poi dopo mi rimetto, no, noi dobbiamo andare avanti. Poi ho capito che il sistema della Giolette è fatto talmente bene che quando si compensa bene il peso, effettivamente loro dicono vabbè, ce la facciamo. Però sono riuscita a passare in alcuni punti che, pur stando sulle mie gambe, non ce l'avrei fatta da sola, per quanto comunque il percorso non era molto accidentato, però non ci sarei riuscita, soprattutto le discese. A un certo punto siamo passati in mezzo a un ruscello piccolino, in mezzo al bosco, e ci stava solo un paio di tavole per passare di mezzo. Io dicevo, ma come, fatemi scendere, passate prima la Giolette, poi mi accompagna, no, noi dobbiamo, e poi si impennava tutto all'improvviso. Quindi è stato molto emozionante, io non mi sono accorta per niente che abbiamo fatto 7 chilometri, perché naturalmente stavo seduta come la Madonna sul trono e quindi non mi sono stancata per niente. Però comunque vorrei che anche le persone, non necessariamente cosiddette già, come si dice, accreditate come disabili, ma anche una persona anziana, per esempio, che non esce mai di casa, che sta sempre seduta sopra sta sedia e dice io non ce la faccio a camminare, capito? Magari lei comunque riesce a fare 100 metri, lei o lui che sia, però dice mi vado a fare una camminata in montagna e qualcuno mi accompagna. Cioè, perché comunque la sedia non è niente di diverso da stare seduto così o stare in piedi, è tutta una questione di quello che ci abbiamo in testa. Quindi spero di aver anche aiutato un pochino qualcuno che magari non se la, che ne so, dice no, io non ci riuscirei mai, anche a uscire di casa e a dire guarda, dire vabbè, io non c'ho, non è che so una disabilità grave, però magari non riesco a camminare più di tanto, voglio andare a vedere che ci sta sopra la pineta, per esempio, giusto questo. Comunque niente, sono molto emozionata, io ringrazio tutti quanti e niente, il suo sorriso è meraviglioso, guarda, sì, contagia tutti quanti.
e spero che altre persone, ripeto, con più o meno disabilità si vengano allo scoperto, cioè nel senso che facciano capire perché diamo per scontato troppe cose. Io quando ero abile davo per scontato anche che a Fonte Tavi non ci pensavo più ad andare, cioè perché sono cresciuta là, chi si interessa, perché cioè non me ne frega andare a Fonte Tavi. Quando non ci potevo andare più, allora mi è venuta voglia di andare a Fonte Tavi. Quindi naturalmente apprezziamo anche un po' di più quello che abbiamo, perché purtroppo l'essere umano finché non lo perde non riesce a, purtroppo ci dimentichiamo anche del fatto di quanto siamo fortunati, insomma. Quindi grazie di nuovo a tutti quanti. Uno degli obiettivi, comunque, che ritengo anche molto importante, è quello di costruire anche un fondo solidale, perché giustamente la Jolette, bene, ci è stata regalata, ma comunque c'è bisogno di manutenzione, comunque abbiamo intenzione di ampliare, diciamo, la flotta, diciamo, tra virgolette, di dispositivi, e abbiamo anche intenzione di muoverci, quindi di andare oltre i confini del nostro paese. Infatti, se Marco, vado avanti alla prossima slide. Per il 2014 abbiamo già avuto una richiesta ufficiosa al momento, però insomma posso darvela per scontata, riguardo la nostra partecipazione al Sentiero della Libertà. Sentiero della Libertà che nel 2014 partirà da Sulmona, come al solito, il 25 aprile, per concludersi il 27 a Casoli. Noi stiamo cercando un attimino di convincere l'organizzazione a partecipare limitatamente all'ultimo giorno, quindi il tratto da Taranta Piligna a Casoli. Stiamo cercando di coinvolgere più associazioni in modo da poter accontentare anche più persone non deambulanti. Se riuscissimo ad avere, ecco, diciamo 4-5 Jolette con le opportune soste magari presso il Ponte di Ferro e poi a Ciclone, e potremmo insomma accontentare con 5 Jolette almeno 15 persone, e sarebbe un risultato insomma notevole. E mi è stato detto dalla ditta francese Ferriol Matrat che il signor Paleari l'anno prossimo ha intenzione di organizzare una giornata europea della Jolette, quindi io l'ho inserito nella programmazione e noi cercheremo in tutti i modi di partecipare, sempre se questo evento sarà finalizzato, ci deve andare a buon fine. Avete già concordato, a posto. Benissimo, allora vi do per certo insomma, la nostra partecipazione, ci muoveremo da Lama a Bolzano con la nostra Jolette e parteciperemo alla festa, al Festival del Camminare, giornata europea della Jolette. Così come abbiamo detto poc'anzi, nel 2014 riusciremo sicuramente a realizzare il sogno di Angela, quindi nel mese di giugno, tempo permettendo, abbiamo scritto giugno ma possiamo anche anticipare a maggio, insomma, che dici Peppe? Perfetto, allora faremo magari la giorno in occasione dell'apertura del rifugio per la stagione turistica, ecco, potremo allestire il trasporto sulla quota 1540. Un altro appuntamento è quello del 10 agosto, quindi la seconda domenica di agosto, in occasione delle feste di Sant'Antonio, qui a Lama, che organizzeremo la passeggiata ecologica alla scoperta della Pineta, e quest'anno c'è stato un grande successo di partecipazione, come diceva Leonardo. L'anno prossimo continueremo a puntare sia sui normodotari sia sui disabili non deambulanti. Anche in quell'occasione conteremo, penso, e anche sui cani, però forestale permettendo, questo dobbiamo un attimino vedere se il parco ci autorizza. Comunque forse riusciremo a mettere insieme 3 se non 4 Jolette anche quest'anno. L'Unione Italiana dei Ciclisti e dei Movimenti Italiana, e ho accettato molto volentieri, solo che l'avevo mandato anche al Presidente di Chiesi, che per motivi per Presidente di Chiesi non è venuto a venire, e quindi io porto il mio saluto al Presidente regionale e quello del Presidente di Chiesi non è venuto. Quindi abbiamo delle reazioni a questo momento. È chiaro che per me è una soddisfazione oggi vedere che il mio vice sindaco che è riuscito finalmente a trovare, diciamo, a trovare i cittadini giusti per far funzionare una struttura che abbiamo smontato pietra per pietra, quindi lui lo sa, e oggi per me è una soddisfazione trovarmi qui in questa sala con i miei con i cittadini lavesi, che mi hanno dato la più bella soddisfazione della mia vita, perché sono diventato il primo sindaco cieco.
che io da questo punto anche lo soltanto non lo conoscevo, ma che ho sentito vedervi lavorare in questo modo nel campo della disabilità, e sapere poi che questa situazione fa parte di mio figlio, quindi io lo conoscevo anche per tramite di quello che anche lui è sentito, quindi lo faceva anche lui. Ecco, solo una cosa, Presidente, intanto io ho portato un omaggio simbolico per il Presidente Zaccagni, proprio lo darò a mio figlio, altro amico d'infanzia che ritrovo volentieri in questa situazione, e al Presidente ecco, solo volevo chiamare un attimo il concetto di disabilità portato dai Chiara Rossi, un'altra amica. Ebbene, secondo le carte delle nostre comunità dei diritti umani, la disabilità, signori, attenzione, non è un qualcosa che noi ci portiamo dietro. Io vi faccio un esempio: se un bambino di una scala fosse alto un vetro, tu non lo notato, che faresti? Allora vedete, la disabilità non è quello che ci portiamo, ma è la difficoltà che una persona, che un essere umano incontra di fronte allo stato naturale, quando non lo può superare. Quindi in quel caso anche un orco donato è un disastro, perché non può stare di più. Questo vuol dire, per quanto riguarda le cose, diciamo pubbliche, tra virgolette, le cose diciamo importanti, ecco, lo Stato non deve fare altro che eliminare quella disabilità, non fare la vita un metro, non fare la 40 perché va bene solo, una 30. Per la persona che ha fatto tanto, ma va bene, fa scappare la mano al 20%. Questo vuol dire. Attenzione, nel campo specifico, voglio arrivare a questo, siamo in montagna, dove è chiaro che non è un servizio indispensabile, quindi è chiaro che lo Stato non è tenuto a farsi carico di un percorso funzionale o di abbattere qualsiasi. Non possiamo abbattere il codice e portarli in piano, cioè questo è impossibile. E qui allora viene fuori la valenza di questa grande associazione che ho conosciuto oggi, quella dell'amico che prende il braccio all'amico, non al disabile, ma all'amico, e quello che prende il cielo e lo accompagna dall'altra parte, per i 3 minuti per accompagnarlo, o quello che quando un cielo si trova smascherato gli prende la mano e la mette sul fuori mano. Questo è tutto. Noi signori siamo in un campo diverso dal le barriere sensoriali, le barriere diciamo materiali. Qui siamo nel campo della solidarietà umana, dove l'uomo da una mano all'altro uomo. Complimenti. E adesso ti do questo dono simbolico che ho portato. Una moneta per l'Unione Cinesia, diciamo, fuori atto, in occasione dell'Expo 2015, quindi ne do uno, ecco, sì, Enrico. Una io ho visto, ecco, l'ho visto. E una a Tulisse. La moneta con la lettura per ricetti del valore, è una cosa che ha regalato anche a me e che lo tengo tra le cose mie più care. Questo chiediamo a chi qua? Allora, una al presidente del Ebra, cioè il vicepresidente che abbiamo consegnato, presidente dell'associazione Maiella Sportivi. Proprio ieri, in occasione del Consiglio regionale dell'Oriente della Cina a Abruzzo, ho purtroppo fatto conoscere il vostro invito e già ho avuto la conferma del Presidente di Chieti e del Presidente di Teramo, che sono le comunità più numerose, a voler in qualche modo adesso organizzare qualche passeggiata qui all'Amas. Perfetto, non l'aveva già anticipato, penso che si potrà fare la prossima estate. Grazie e buon lavoro. Grazie.